Vieni qua, passa. Hai chiesto la stampa. Dici. Qual è il tuo problema? Ci sono fatti e episodi che criminalizzano la mia persona e soprattutto sono in costante pericolo per atti intimidatori e continui e reiterati nei confronti. Dalle 6:30 del mattino sul cornicione di un palazzo che si affaccia sulla centralissima via Etnea, all'altezza di piazza Università. È l'ennesima iniziativa eclatante di Pier Giorgio Pantano, 47 anni, ex collaboratore di giustizia, che ha minacciato di suicidarsi gettandosi nel vuoto se i giornalisti non avessero ascoltato i motivi della sua protesta. Attraverso i nostri microfoni Pantano ha chiesto l'intervento del procuratore capo di Catania Giovanni Salvi e dell'arcivescovo Monsignor Salvatore Gristina. Cosa chiedi? Come? Cosa chiedi? Di conferire col signor procuratore capo della Repubblica, perché ritengo che è una persona non solo sensibilissima, ma anche autentico democratico. Ma per chiedere cosa al procuratore? Quello, mi permettete, lo dirà il signor procuratore se arriverà. Dopo lo dirò anche a voi. Mattinata carica di tensione con i vigili del fuoco che hanno steso un materasso gonfiabile e le forze dell'ordine a presidiare e circoscrivere l'area interessata. Lungo il curriculum giudiziario di Pier Giorgio Pantano, arrestato per la prima volta nel 1986 e condannato per appartenenza ai nuclei armati proletari. L'anno successivo prese le distanze dal terrorismo, collaborando con i magistrati catanesi che stavano indagando su alcuni delitti eccellenti. Tre suoi fratelli, Francesco, Carmelo e Rosario, verranno uccisi in agguati mafiosi. Nel 1996 Pantano si trasferì in una località segreta del settentrione in seguito ad alcune denunce su presunte molestie sessuali, accusa da cui verrà prosciolto. Nel frattempo tenta di togliersi la vita in una camera d'albergo a Belluno. Nel 97 ritorna a Catania, dove annuncia e poi ritira la sua candidatura a sindaco e a consigliere comunale. Poi una lunga pausa e il ritorno alla ribalta di questa mattina, teatro un cornicione con vista su Via Etnea.